Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di 2-4 ruote e passioni motori. Siamo nuovamente a parlare di 4 ruote, di rally. Lo facciamo con la nostra ospite che è collegata da remoto e sono molto contenta di averla con me. Sto parlando di Martina Musiari, ciao, benvenuta. Ciao Diana, grazie dell'invito. Figurati, sono molto contenta innanzitutto perché sei una donna e qua ho quasi sempre per ragazzi e quindi piloti oppure navigatori uomini, quindi sono contenta di averti qui innanzitutto perché sei giovane e poi perché lo sappiamo tutti, hai un grandissimo talento, un grandissimo futuro, un futuro davanti. Tu hai iniziato nel 2018, corretto? Se vogliamo magari ripercorrere un po', cos'è che ti ha spinta a intraprendere questo duro mondo? Sì, un mondo, duro mondo, esatto, come dici tu, prettamente maschile, appunto, come raccontavi prima. Sì, ho cominciato nel 2018, corretto, diciamo che la passione nasce comunque da papà che era navigatore, faceva navigatore, quindi in aria c'era l'aria insomma del motorsport in casa e poi appunto un po' per gioco nel 2018 ho fatto la prima garettina, la garettina insomma vicino a casa come tutti si comincia insomma, e nel 2019 invece ho deciso di partecipare a Rally Italia Talent, che è una specie di appunto talent dedicato ai rally. E in questa occasione ho conosciuto Edoardo De Antoni, con cui ho corso questi 3 giorni insomma di finale di questo talent, da cui poi appunto abbiamo iniziato a fare progetti insieme, abbiamo vinto questo talent, abbiamo fatto progetti, siamo partiti con dei piccoli trofei, quindi abbiamo fatto il trofeo Suzuki in quella stagione stessa e poi abbiamo proseguito con un piccolo trofeo BMW, poi insomma c'è stato periodo Covid, quindi come tutti sappiamo abbiamo ridimensionato un po' i programmi e nel 2021 abbiamo invece fatto il trofeo Toyota Yaris, è stato un altro bel passo di programma di trofeo insomma un po' strutturato e importante, e nel 2022 invece abbiamo partecipato come giovani della Federazione Italiana con ACT Team Italia con le nuove Clio Rally 5 che erano state introdotte appunto nel 2022 e abbiamo fatto un ulteriore step, diciamo. Invece nella scorsa stagione 2023 abbiamo deciso di fare dei percorsi separati e io ho iniziato a correre un po' di più con macchine di altro livello, quindi ho fatto tutta la stagione con la Skoda e ho partecipato un po' a tutti i campionati della stagione, campionato italiano, campionato terra, quindi sia asfalto che terra, International Rally Cup, insomma un po' di gare di contorno. Via. Certo, ricordiamo che con la Skoda eri la navigatrice di Antonio Rusce, siete arrivati anche quarti nel promozione, corretto? Esatto, sì. E poi, come dicevi tu, hai avuto diverse esperienze diciamo in quasi tutti i campionati, anche nel campionato terra, e insieme a De Antoni avete vinto il Rally di Monza. Prendiamo l'ultima esatto, esperienza sì. E dell'anno. Sì, esatto. E il Trentino Rally. Con la Clio. Bravo, esatto. Invece il Trentino Rally con la Skoda, quindi abbiamo fatto la prima vittoria assoluta di entrambi, quindi è stata una bella emozione, decisamente. Cos'è che preferisci tu? La terra o l'asfalto? La terra ha un certo fascino. Per questo te lo chiedo. La terra sì, però purtroppo è molto poco frequentata in Italia, ci sono molte poche adesioni insomma ai campionati italiani terra e purtroppo sì, è un campionato forse un po' meno competitivo, c'è un po' meno avversari e quindi spesso forse anche porta a scegliere di fare altri progetti quando un pilota cerca certo. di affrontare un campionato italiano, capito? Mm. Come mai secondo te questo? Visto che comunque, come dicevi tu, all'estero, anche per iniziare, iniziano quasi tutti preferendo comunque la terra, perché la terra ti dà effettivamente, sia dalla parte, soprattutto dalla parte del pilota, una sensibilità maggiore sia con il mezzo che con le proprie capacità. In Italia invece sembra l'opposto, sembrano preferire tutti l'asfalto.
Io penso che in Italia ci sia un po' più la voglia di essere, non dico in comfort zone, però di avere le cose un po' più nelle loro, sotto controllo e nelle loro capacità. E quindi l'asfalto è quello che noi mastichiamo tutti i giorni, banalmente uscendo di casa, no? Quindi penso che ci sia più un ragionamento sotto quel punto di vista, che sull'asfalto una persona si può allenare in ogni dove. Quindi uscendo di casa la persona può andare ad allenarsi, che sia sulle note o comunque facendo test sulla macchina, è più semplice avere delle strade su asfalto. Le strade su terra invece, infatti, i grandi appassionati sono quelli della zona toscana e sì, insomma gente che ce l'ha dietro casa. In Nord Italia è difficile per noi trovare le strade su terra, quindi probabilmente è per questo motivo qui, per la comodità forse. Certo, entrando più nello specifico nel tuo ruolo, quindi nel ruolo del navigatore, quali sono gli step da fare per innanzitutto ottenere la licenza come navigatore e poi quali sono le particolarità e anche le difficoltà che voi navigatori vi trovate a dover superare durante una gara, ma anche prima, perché prima di arrivare in gara, come dicevi tu, bisogna prendere le note. E qual è, diciamo, la cosa maggiormente difficile e quella più piacevole del vostro ruolo? Ma allora, di certo, vabbè, per fare un percorso, per arrivare a fare il navigatore, fondamentalmente ci sono appunto dei corsi che preparano e insegnano, perché chi effettivamente non ha mai o non ha persone di contorno che hanno questa passione o che hanno questo ruolo, ovviamente uno deve pure imparare da qualche parte. Insomma, io ho avuto papà che mi ha insegnato, ma come molte altre persone hanno in famiglia persone, certo, appassionate, ma chi invece si appassiona al di fuori di quello che è il contorno deve trovare un modo ovviamente per imparare queste cose. Quindi ci sono per fortuna tanti corsi navigatori un po' in tutta Italia, credo, e poi bisogna fare appunto il corso della prima licenza, quindi si fanno nei centri ACI della propria città, e semplicemente quello, insomma, superato lo step del corso di prima licenza, fai la licenza e la tessera associativa come sempre di ACI Sport, sì, e si corre. E anche lì poi durante la propria carriera, per arrivare a correre con le macchine un po' più importanti, bisogna fare sempre degli step di 5-10 gare per poter avere la possibilità di fare quel salto, perché sennò ovviamente tu pronti via non puoi, sì, no, correre con delle macchine di una certa cilindrata. Esatto. E per quanto riguarda il ruolo del navigatore, come tutti sappiamo, è un ruolo un po' più di contorno, che meno, però non è di contorno, è fondamentale. Esatto. Non sminuiamo il tuo ruolo. No, un ruolo meno visto, meno di impatto, però è un ruolo molto importante, perché il navigatore è colui che comunque dice la strada, legge la strada, racconta la strada, quindi è un ruolo molto importante, e il pilota deve avere totale fiducia ovviamente nel navigatore, come anche per noi navigatori, certo, nel pilota ovviamente. Però si occupa appunto un po' della parte organizzativa, logistica, delle note appunto, quindi deve avere tutto sotto controllo. Diciamo che oltre a essere navigatori, quindi leggere le note eccetera, siamo anche un po' psicologi, un po' babysitter badanti, dipende dalle occasioni, cioè dobbiamo avere veramente, dovete gestire la situazione sotto controllo e gestire sì qualsiasi cosa, quindi sapere anche dove puoi intervenire, perdere l'attenzione. Esatto, sì. Sapere dove, sapere come, anche gestire gli imprevisti, quindi insomma avere, è quello che deve avere la mente più fredda dei due, insomma quando c'è qualche cosa da affrontare il navigatore, se ha la mente lucida e sa come intervenire, è importante. Certo, per voi navigatori qual è il pilota ideale? Che caratteristiche deve avere un buon pilota? Ma guarda, è molto soggettivo in realtà, perché devi avere una grande affinità caratteriale, quindi appunto è molto soggettivo, c'è chi vuole la persona più seria, più pacata, chi invece magari vuole una persona più estrosa, più esuberante. È proprio, questo è proprio un primo impatto, una chimica caratteriale che devi trovarti, insomma, con il pilota. Poi, ovvio, un pilota tecnicamente bravo ovviamente è preferibile, certo, perché si possono aggiungere determinati risultati, ma è più una questione di feeling. Nel tuo caso, con i piloti che hai navigato? Boh, io so,
sono un po' di parte perché con Edoardo ci troviamo molto bene, ovviamente, perché abbiamo fatto tutti questi progetti insieme, infatti si vede che quando riusciamo a essere insieme a correre siamo totalmente sereni e riusciamo a raggiungere i più bei risultati, appunto come si è visto al Trentino Rally, insomma, credo sia un bel esempio. Sì, quindi un percorso di crescita, voi siete nati insieme, se così vogliamo, agonisticamente parlando, e quindi esatto. Avete avuto una crescita di pari passo. Esatto, sì, abbiamo affrontato un po' tutti i percorsi insieme e credo anche che fare tutti i progetti nei trofei sia stato molto importante, perché hai sempre modo e stimolo di migliorare, perché ti confronti sempre con qualcuno ad armi pari. Certo. E quindi ti dà la possibilità di crescere, di essere in un ambiente con tante altre persone che fanno la tua stessa cosa e di conseguenza attingere a tutto quello che sono informazioni o nozioni che non conoscevi per accrescere il tuo bagaglio personale. E quindi devo dire che l'ambito trofeo nella parte di crescita secondo me è molto importante per dei giovani. Io sostengo sempre questa cosa dei trofei, secondo me è bellissimo, impari tantissime cose e non ti rendi conto di quanto riesci a bruciare le tappe nella tua crescita partecipando a un trofeo rispetto che facendo delle gare magari identiche ma a parte. Certo, quindi qual è il consiglio che ti senti di dare ai giovani che si vogliono avvicinare al mondo dei rally? Ma allora, tu che sei giovane tra l'altro, un consiglio da una persona giovane, sì no vabbè se tu sei vecchia cara mia, io non so cosa devo dire, un consiglio da un giovane per i giovani? Io consiglio sempre, appunto dopo che ho fatto l'esperienza nel 2022 con AC Team Italia, io consiglio tantissimo quel tipo di progetto. È un progetto che segue le gare di campionato italiano, compresa Roma, che è una gara di europeo, quindi ha una certa importanza sia in termini di chilometri, di impegno e di visibilità. E dietro c'è un team professionale ai massimi livelli, quindi sei servito e riverito su tutto quello che non ti compete, cioè tu devi pensare solo a correre e fare del tuo meglio, oltre che appunto avere grandi persone intorno che possono consigliarti, aiutarti anche in termini tecnici, di regolamenti, insomma, quindi tutta la parte del navigatore è ben sostenuta, si fanno tanti anche corsi e test, è veramente un programma completo, quindi se uno dovesse iniziare a correre io consiglierei di andare su quel progetto. Certo, e essere una donna, dicevamo prima, essere una donna in un ambiente, diciamo, prettamente maschile, poi comunque, per fortuna, il gentil sesso è ben rappresentato, però una volta c'era un po' lo stereotipo del fatto che la donna non fosse vista proprio molto bene all'interno del mondo, adesso sembra che questo approccio sia superato. Sì, ci sono molte più ragazze che corrono appunto nei rally, anche a un certo livello, però anche lì è sempre questione poi di come il pilota si trova bene con una persona o con un'altra, che sia quindi un navigatore uomo o un navigatrice donna. Diciamo che appunto per fortuna siamo tante di più, c'è ancora un po' questo blocco, insomma io vedo che c'è tante ragazze che lo fanno come passatempo, come hobby, ma poche ragazze che cercano di farlo magari a livello professionale, quindi di essere navigatrici professioniste ed essere sempre un po' nelle top 10, nelle classifiche, diciamo, che non dipende del tutto da loro, ma in parte, nel senso che appunto è un po' come ti approcci e come cerchi di svolgere insomma questo ruolo. Per te infatti è diventata una professione, tu adesso lo fai come professione. Sì, diciamo che mi ci dedico a 365 giorni l'anno, 360 gradi, ecco. Sì. Certo. Il mio obiettivo sarebbe quello di farlo il mio lavoro, insomma pian piano ce la stiamo facendo, dai. Sì, dai, sei giovane, quindi hai tempo per riuscire a far diventare, a concretizzare questo sogno, questo obiettivo. Qual è la gara di quelle che hai fatto sinora, che preferisci, che hai un po' più nel cuore? Ma allora, appunto, Roma, essendo a livello europeo, è una bellissima gara, di forte impatto, di forti emozioni, a
livello emotivo è proprio una bellissima gara, oltre che le strade, ovviamente. Certo. Ma poi proprio pensare di passare su quelle strade dove ci sono passati tantissimi piloti e navigatori di una certa importanza, insomma, fa un certo effetto. E poi diciamo che insomma io mi porto nel cuore tutti i vari ricordi delle occasioni in cui si è fatta la prima assoluta, si è fatto un determinato risultato, la prima gara con determinate persone, insomma quelle sono poi ricordi personali, ma di emozione personale, certo. Non di un certo impatto, ecco, a livello di gara in sé. Quali sono gli obiettivi di questo 2024? Gli obiettivi del 2024, insomma, è sempre fare dei piccoli step per crescere, perché l'importante è sempre quello, raccogliere più informazioni possibili, imparare più cose possibili, e pian pianino, insomma, il mio obiettivo è quello di poter arrivare a fare qualche gara all'estero, cercare prima o poi di arrivare nel WRC, quindi con calma, cerchiamo sempre in piccoli step di lavorare ovvio. Su questa cosa. E nel 2024 in modo un po' più concreto, insomma, stiamo definendo il programma, però saremo sempre su sfondo italiano, ovviamente sempre con Antonio o cambia? Vediamo, insomma, vediamo i progetti che punto interrogativo si esatto. Sì, quindi è ancora tutto in fase di il programma è in fase di definizione, se così ho capito. Sì, manca comunque ancora un mese all'inizio dei campionati, adesso ci sono già qualche gara in programma, ma gare insomma in preparazione alla stagione, gare di contorno, quindi per quanto riguarda invece i progetti principali c'è ancora tempo. L'anno scorso hai partecipato anche al Ronde del Canavese, visto che è qua dove siamo noi adesso, giusto? E avete fatto secondi assoluti. Sì. Com'è stato esatto, correre con la neve? Assoluti. Correre con la neve senza essere a Monte Carlo. per me è un sogno perché per me veramente neve e terra sono degli ambienti totalmente diversi dall'asfalto, proprio una goduria in più, c'è quel brivido insomma sì. Di incertezza, quindi bello, perché poi è stata molto improvvisa in quell'occasione, e infatti c'è stato anche un po' di sospensione delle prove speciali giusto in attesa sì. Di risistemare un attimo le strade per ripartire, quindi è stato insomma particolare, inaspettato e molto bello, molto molto bello, io adoro la neve, se potessi fare tutte le gare sulla neve sarebbe bellissimo, però purtroppo sono nata in Italia, corro in Italia attualmente, sì, un po' infatti. Difficile. Si presentano le condizioni quando capita. Esatto. Noi ti ringraziamo di essere stata nostra ospite, di aver chiacchierato con noi. E ti facciamo i nostri migliori in bocca al lupo, sperando davvero che i tuoi obiettivi si possano concretizzare tutti, perché te lo meriti, perché si vede che c'è passione, c'è talento, e quando ci sono queste due cose insieme sicuramente la strada non può che essere positiva. Grazie. Grazie. Ciao Martina. Grazie Diana, è stato un piacerone, viva il lupo. Ciao, grazie. Noi, amici di Obiettivo News, vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata, mi raccomando, continuate a seguirci su ANTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social.